Copiami. Questo è l'esercizio di base. Come vedete, lui muove il braccio in quel modo. Il bambino deve replicare il movimento, magari la prima volta non ci riesce, la seconda volta sì, e il terapista risponderà. E il robot mi dà un feedback immediato sull'esecuzione. Benissimo. Un software per trasformare il robot in uno strumento in grado di aiutare i bambini autistici. A inventarlo un gruppo di informatici che ha messo a punto più di 100 esercizi a sostegno dei terapeuti del Centro per i Disturbi dello Spettro Autistico di Catania. Fai quello che faccio io. I risultati sono veramente eccezionali per quanto riguarda l'attivazione di motivazione e di piacere, perché il bambino e il ragazzo giocano, si divertono in situazioni di gruppo, ma poi possono applicare le cose che sperimentano attraverso dimensioni di gioco, quindi in un clima emotivo positivo, nella vita reale. Perché è importante lo strumento informatico? Perché è in grado di memorizzare i risultati dell'interazione col bambino in modo assolutamente oggettivo, quindi mi ritrovo poi l'andamento della terapia attraverso i dati acquisiti e riesco a capire se sta andando bene, se sta andando male e cosa modificare. Questo ha permesso di far partire anche uno studio specifico sul linguaggio in collaborazione con l'Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti del CNR di Messina. Conosci la metafora? Avere la puzza sotto il naso. Chiede delle metafore ai bambini e chiede se le conoscono. Avere la puzza sotto il naso in questo caso. È pronto? Questo esercizio è estremamente importante per sviluppare quella che è la comunicazione complessa in senso astratto e sociale. Mi dispiace, non è corretto. Passiamo alla prossima metafora. Stiamo anche raccogliendo dati sperimentali con il numero di metafore, la conoscenza della pragmatica della comunicazione pre e post trattamento, e quello che vediamo è che nel gruppetto sperimentale che ha utilizzato il robot rispetto al gruppetto controllo che fa la seduta semplicemente con la terapista, il gruppo sperimentale acquisisce un maggior numero di metafore, le utilizza in maniera più generalizzata e flessibile, quindi c'è un apprendimento della metacomunicazione nettamente maggiore rispetto al gruppo di controllo. Comandare a bacchetta significa comandare in maniera autoritaria. Così i medici di questo centro stanno già pensando a nuove sperimentazioni. Si può interagire con protocolli standardizzati per l'Alzheimer, per il disabile, e immaginarlo applicato a un'altra fascia debole dell'età di un adulto. Bene.